determinazione, grinta e tanto, tantissimo cuore. La Dolomiti Energia strappa la 12ª vittoria consecutiva interna, la seconda di fila contro Milano, conquista anche gara 4 di finale scudetto e pareggia il conto del barrage 2-2, 77-74 la sentenza della BLM Gruppo Arena. Ma le A7 avrà il quinto incontro della serie a domicilio, primo periodo senza strappi, 11-13 al decimo. Gaudeloc diventa un fattore, Tarcevski e Mitzov gli danno una grossa mano, più 12 Olimpia, risposta di Sutton, Shields e Silins, e meno 3 l'Aquila al 19esimo, 29-34 all'intervallo. In avvio di ripresa Trento rientra a meno 2 con i soliti noti, Sutton e Shields. Milano è più forte al rimbalzo, la Dolomiti Energia sparacchia da oltre l'arco, 1-14 al 27esimo. Kuzminskas, Mitzov e Gaudeloc sono gli artefici del più 11 per i lombardi, reazione rabbiosa di Shields, Sutton e Hug, parziale di 31-4 in 9 minuti che vale il più 16, 21-2 dal 31esimo al 38esimo per gli uomini di Buscaglia. Le scarpette rosse tentano la disperata rimonta, ma alla fine si arrendono, 23-38 da 2 e meno 2 nel saldo recuperate perse per l'Aquila, contro il 21-38 e meno 12 degli avversari, 31 per Shields, con 11-13 da 2, 8 rimbalzi, 7 falli subiti e 39 di valutazione, 14 più 10 falli subiti per Hug, dall'altro lato 14 per Gaudeloc.